Le organizzazioni sindacali insieme alla RSU del Comune di Caltanissetta in una nota inviata hanno espresso il loro rammarico per l'atteggiamento sfuggente agli incontri proposti del segretario generale del Comune di Caltanissetta, il dottor Raimondo Liotta, sulla questione, spiegano nella nota, che doveva essere risolta dopo il 7 maggio, cui doveva seguire un incontro di risposta alle esigenze all'organizzazione del comando di Polizia Municipale, predisponendo una controproposta di riorganizzazione sulla piattaforma sindacale. Le richieste risalgono al 7 maggio ultimo scorso, ma fanno seguito a tante critiche e lamentele che noi di volta in volta avevamo sempre rappresentato e riguardano soprattutto l'organizzazione della Polizia Municipale. Noi il 7 maggio ci eravamo incontrati al prefetto di Caltanissetta in merito a queste criticità sull'organizzazione del personale Polizia Municipale che si erano evidenziate ancora di più in emergenza Covid. Ci eravamo lasciati con l'amministrazione con l'intento di riunirci e cominciare a mettere mano a questa riorganizzazione. La nostra proposta era quella di procedere all'istituto della rotazione, che così avrebbe rivalutato le varie professionalità e riorganizzato una volta per tutte il comando di Polizia Municipale. Da allora non abbiamo avuto alcuni incontri, ma sempre rinvii, fino alla seduta che doveva tenersi ieri pomeriggio, ma che 5 minuti prima dell'inizio della videoconferenza riceviamo una nota a firma del segretario generale, che è presidente della delegazione trattante, dove ci dice che non solo non può presenziare all'incontro, ma non ha niente pronto, non ha una controproposta da poter discutere con noi e, cosa ancora più grave, lo invia solo alla funzione pubblica CGIL, sdegnando completamente il resto del tavolo di contrattazione sindacale. Quindi noi questo lo riteniamo un oltraggio gravissimo, sia dal punto di vista della materia che dobbiamo trattare, che per noi è importantissima, e quindi riteniamo che a questo punto l'amministrazione comunale non ha nessuna intenzione, perché i fatti parlano chiaramente, e poi dal punto di vista di relazione sindacale, questo è un oltraggio gravissimo, cioè il segretario generale non ha tenuto conto assolutamente del tavolo sindacale e non ha rispettato le regole delle corrette relazioni sindacali.